ritorno da queste parti, la sua presenza è sempre gradita, un'esperienza per dare anche alle giovani generazioni un messaggio positivo. Certo, di speranza, di bellezza, di amore. La donna poi deve portare proprio anche la dolcezza al cuore degli altri. Chiaramente una donna di fede sa che Dio può darle quell'amore particolare e speciale che si chiama tenerezza. Nella società sono importanti le donne, ma anche a casa. Io ho riscoperto la maternità dopo tanti anni, adesso ho in affidamento un bambino di 6 anni e so che è fondamentale la presenza della donna in casa, in famiglia, con i bambini. Questo non vuol dire che non deve lavorare, assolutamente, no. Riuscire però a conciliare il lavoro e anche diciamo la presenza con i figli e non solo, anche il volontariato è veramente fare il diciamo, massimo che si possa avere. Sì. Claudia Coll, sappiamo il percorso che ha fatto. È un percorso di redenzione, è un percorso molto molto importante che può essere da monito insomma a tante altre persone, quindi noi siamo felici, veramente contenti, felici di averla qua tra di noi. E è stata dura nel senso che ci è voluto tempo, impegno, però siamo davvero soddisfatti di questa manifestazione, di questo evento. Un invito ancora a essere attive sul territorio non solo di San Martino ma della Valle Caudina tutta. Certamente, un invito ad essere attivi a tutte le donne. Noi adesso in particolare abbiamo conosciuto, si è aperto a Montesarchio un centro antiviolenza per le donne e non a caso si chiama La Voce delle Donne. Quindi io spero ci potrà essere collaborazione anche sotto questo aspetto qua. Quindi per noi davvero occasioni importanti, per noi donne. Don Nicola, un ritorno a San Martino gradito perché c'è una testimonianza importante, testimonianza di fede e di amore per il prossimo. Sì, è un ritorno bello perché giustamente ritrovo un po' tutte le persone che hanno collaborato con me, ma soprattutto per un evento importante e significativo, che è un evento sinergico, no? Che mette in rilievo le associazioni con le istituzioni per una testimonianza che vuole essere anche di buon auspicio a un avvenire prossimo che ognuno di noi può attuare. Restando nelle proprie situazioni si può davvero fare qualcosa di buono, di amorevole, soprattutto lasciandosi guidare da qualcosa che noi a volte chiamiamo altro, ma che ognuno di noi può dentro al cuore far germogliare per farlo raccogliere agli altri. Passione, tenacia, ma volontà nel fare il bene.